Noi che abbiamo vissuto tra passato e presente. Dovremmo lasciare questi professionisti dell'ottimismo al loro mestiere e chiudere qui. Sarebbe bello credere a un mondo nuovo, a un futuro scintillante di promesse. Come mai allora lo spirito di quest'epoca sta in un senso di fine, in un'attesa della catastrofe che tutti oscuramente avvertono? Tutti, Cassandra! Anche se non ne comprendono esattamente le ragioni. La catastrofe che ci attende non è certo un esaurimento delle risorse, di energia in tutte le sue forme, ce ne sarà sempre di più. La cosa drammatica invece è la dinamica dello squilibrio, l'impazzimento del sistema che può portare uno squilibrio micidiale in tempo molto breve. Una volta avviato il processo non si può tornare indietro perché i disastri provocati dalla tecnologia sono rimediabili solo con la tecnologia. La sua forza profonda, vera, sta nell'intima logica che la presiede. Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Si può dir di no a un principio, a un meccanismo così razionale e logico? Non si può! È razionale e logico e infinitamente meno faticoso pompare l'acqua con una macchina anziché con la forza umana o animale. E con la stessa macchina far poi muovere i treni, ai treni affiancare le automobili, poi gli aerei, i missili. È razionale e logico. Se trovi sul tuo cammino una montagna, scavarla nel suo ventre per abbreviarti il percorso. È razionale e logico, ma questa razionalità così indiscutibile e confortante contiene una trappola mortale. Va fatalmente a toccare la natura, a concentrare in tempi e spazi ridottissimi ciò che è stato regolato con cadenze ampie e lente. Spezza un equilibrio e attacca l'uomo, perché spianandogli la strada, riducendo al minimo la sua fatica, il suo dolore, non fa che indebolirlo nella misura in cui rinforza se stesso. Questo uomo, sempre più infelice, è un minuscolo ragno dentro un'immensa tela che si tesse ormai da sola e di cui è lui l'unico prigioniero. Io vedo l'uomo scendere una ripidissima strada in sella ad una splendente bicicletta senza freni. All'inizio era stato piacevole perché aveva pedalato in salita, lasciarsi andare alle prese della discesa, ma ora la velocità continua ad aumentare, si è fatta insostenibile, finché ad una curva finiremo fuori. Ad un certo momento la natura si libererà con uno scrollone di questo tumore del creato che è diventato l'uomo. Se il futuro non è eterno, alla velocità a cui stiamo andando non stiamo vertiginosamente accorciando. Se il futuro è infinito e illimitato, lo abbiamo ipotecato fino a regioni temporali così lontane da renderlo di fatto inesistente. Per quanto veloce si vada, questo futuro arretra costantemente davanti a noi. O forse in un moto circolare ci sta arrivando alle spalle, gravido dell'immenso debito di cui l'abbiamo caricato. Se infine il futuro è inesistente, un parto della nostra mente, allora abbiamo puntato la nostra esistenza su qualcosa che non c'è, sul niente! E infine, è questo futuro, reale e immaginario che sia, dilatato a dimensioni mostruose dalla nostra follia, un giorno ci ricadrà addosso come drammatico presente. Quel giorno non avremo più futuro, nemmeno da immaginare, ce lo saremo divorato. E un altro giorno si prepara al calore e al silenzio. Al largo sul mare, il vento dell'alba increspa e scivola. Io sono qui, oppure là, o altrove. Nel mio principio è.
la mia fine.